Nicola Bartoli, una Massese, diciamo così, che nel primo tempo ha messo a frutto la sua pressione, ma soprattutto ha messo a frutto la grande esperienza, capacità e tecnica di Paolo Fusco. Sì, noi siamo partiti secondo me molto bene, infatti siamo passati in vantaggio. A proposito, ti vorrei fare una domanda. Sì. Secondo te il rigore è legittimo? Cioè, hai visto gli estremi per un rigore? Beh, io ero centrale di difesa, da dove ero io secondo me il contatto c'è stato, ora non so, secondo me poteva starci. Detto questo, sulle nostre ali dell'entusiasmo abbiamo subito preso l'1-1 e questo ci ha buttato un po' giù. Siamo giovani, una squadra appena nata e anche normale. Però secondo me ci sono state cose positive e negative. Da martedì sicuramente inizia il vero campionato della nostra stagione e bisogna cambiare marcia. Direi che dal punto di vista atletico mi sembra che siate già a discreto punto, insomma mi sembra nel secondo tempo non siate andati così male, anche con l'inserimento di alcuni giocatori freschi. Sì, secondo me bisogna ancora lavorare tanto, perché dalla difesa vedevo che spesso sulle seconde palle arrivava la Massese prima, e una squadra come noi che magari è più improntata sull'aspetto atletico che anziché su quello tecnico, bisogna sicuramente aumentare il ritmo della gara e essere noi, arrivare prima sulle palle. Allora, te hai un compagno che diciamo è abbastanza famoso, Massese, che oggi però è uscito per infortunio. Sai qualcosa del problema di Battaglia? Ma lui si è toccato dietro, quindi si presume un leggero stiramentino. Dopo carichi fatti in allenamento ci sta, siamo a inizio stagione, però qualora fosse un leggero stiramentino penso 1 o 2 settimane e rientra in campo Fede. Mi sembra di capire che il vostro obiettivo sia la salvezza per quello che riguarda la squadra, e mentre invece il tuo obiettivo personale? Ma sì, per quanto riguarda la squadra siamo partiti con l'obiettivo di salvarsi, in una società appena nata è normale, poi vediamo strada facendo. Personalmente il mio obiettivo è far più partite possibili e rendermi più partecipe per appunto conquistare la salvezza, poi vedremo. Diciamo, in un secondo tempo è stato tesserato un giocatore di grande esperienza come Della Maggiora, che credo all'inizio fosse venuto per fare l'allenatore in seconda. Sicuramente gioverai di questa vicinanza, perché insomma l'esperienza di Della Maggiora è veramente sconfinata. No, uomini così nel calcio fanno sempre bene, fanno. Uno che ha tantissime presenze nei professionisti, soprattutto ai giovani, può far solamente bene. E infatti da questo ne traiamo sicuramente vantaggio. Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo. Credo. Ciao, grazie.